Buone notizie per tutti noi estimatori di Microsoft Windows. Dopo mesi di sviluppo è finalmente disponibile Windows 10 aggiornamento di maggio 2019, la versione 19.03 conosciuta durante il ciclo di sviluppo con il nome 19H1. Era inizialmente attesa per aprile 2019, ma Microsoft ha scelto di lasciarlo decantare un po' più a lungo nell'anello release preview del programma Windows Insider per far emergere eventuali problemi e bug magari gravi come quello emerso con Windows 18 e 09. Dimenticavo, ciao, sono Zane di Turbolab.it e questo, come avrai capito, è il mio video dedicato a Windows 10 aggiornamento di maggio 2019, nel quale voglio proporti le 5 principali novità di questo sistema operativo. Non c'è tantissimo di veramente molto rilevante, ma ce n'è una di queste feature che secondo me è una bomba e la stavamo attendendo. Quindi guarda tutto il video perché te la racconterò alla fine. Cominciamo subito. Se l'argomento ti interessa, seguimi. Prima di cominciare, vi ricordo che seguendo il link che trovate nella descrizione del video qui sotto, potete raggiungere l'articolo che abbiamo pubblicato su turbolab.it, con la procedura passo passo, i link alle risorse delle quali parleremo fra poco e tutte le informazioni aggiuntive delle quali potreste aver bisogno. La prima novità è il nuovo tema chiaro. Non è attivo di default perché Microsoft desidera conservare tutte le impostazioni precedenti all'aggiornamento, ma accedendo alle impostazioni del tema e selezionando chiaro appare questo bel disegno grafico leggero e luminoso che ci piace moltissimo. È stato sostituito anche lo sfondo, come vediamo non c'è più il vecchio sfondo cupo e nero con il fumo, ma c'è questo bel disegno molto più moderno. Altre novità grafiche interessano anche la schermata di login che sfoca lo sfondo per lasciarci concentrare sul prompt per inserire la password. Al di là di tutte le pensate, è un bellissimo effetto. È stato introdotto inoltre il supporto alle emoji 12, quindi ci sono un sacco di faccine nuove un po' per tutti i gusti, si spazia da vari tipi di persone che si tengono per mano, varie persone sulle sedie a rotelle, un coltellaccio e anche un cubetto di ghiaccio che si sta sciogliendo. Come al solito, per inserire le emoji vi ricordo che basta premere start e il punto per aprire il pannellino. Ma veniamo a cose un pochino più corpose e interessanti per gli smanettoni. Le edizioni Windows 10 Pro e superiori ora offrono Windows Sandbox. Che cos'è? Si tratta sostanzialmente di un ambiente protetto e sempre pulito nella quale possiamo fare tutti i nostri test, installare programmi, smanettare come meglio vogliamo, sapendo che una volta che chiudiamo la Sandbox viene tutto cancellato e ripristinato un ambiente pulito pronta per l'esecuzione successiva. È un enorme vantaggio sia per gli smanettoni, che possono così installare tutti i software che vogliono senza paura di contrarre dei malware, sia per chi invece voglia magari navigare su siti poco affidabili con la tranquillità di non lasciare nessuna traccia. Una volta lanciata Windows Sandbox, che va installata a parte perché è un componente opzionale, basta lanciare il programma che si trova sotto Start ed ecco che ci compare questo bel ambiente pulito. Da qui possiamo fare tutte le nostre cose, mi raccomando solo a non salvare documenti all'interno della Sandbox perché quando la chiuderemo verrà completamente cancellato tutto quanto. Una bella novità che personalmente mi agevolerà moltissimo perché io generalmente oggi uso VirtualBox per fare questo tipo di smanettamenti, mentre invece con una Sandbox molto veloce ed affidabile come questa credo che comincerò a utilizzare questo strumento proprio perché è molto più veloce. Altra novità importante è il supporto ai formati multimediali RAW e AVIF. È stato implementato tramite una serie di pacchetti che devono essere installati da Microsoft Store, compatibili solo con Windows 10 aggiornamento di maggio 2019, ma una volta scaricati consentono appunto di aprire un sacco di formati RAW, quindi quelli delle macchine fotografiche digitali, le foto non compresse e ottimali per il fotoritocco professionale, e AVIF. AVIF è un nuovo formato grafico completamente open source e royalty free che potrebbe essere molto interessante per chi produce video e sta cercando qualcosa di meglio del solito vecchio H264 ma non vuole legarsi ad H265 per motivi di royalties. Proprio installando questi componenti aggiuntivi che sono gratuiti tramite Microsoft Store potremo riprodurre questi formati direttamente sul nostro PC.
Vi segnalo poi una valanga di novità ai tool di sistema. Fra i più importanti vi segnalo che Windows Defender offre ora uno strumento, un'opzione anti-manomissione che evita a tutte le applicazioni di terze parti di interagire con l'antivirus, quindi protegge l'antivirus stesso. È disattivata di default per motivi di compatibilità, perché ovviamente rende non più funzionanti tutte le applicazioni esplicitamente studiate per agganciarsi a Windows Defender. Una cosa molto interessante, io l'ho già attivato, non c'è nessun effetto collaterale se non utilizzate uno dei pochi tool specifici che interagiva direttamente con Windows Defender. Vi segnalo poi il prompt dei comandi, che ora supporta lo zoom e i colori. Un'altra chicca tra le opzioni è ora presente una casellina che consente di evitare lo scroll in avanti, quindi non possiamo più scrollare oltre al prompt di comando. Se usate molto il terminale di Windows sapete bene perché questa è una scocciatura, perché magari si va oltre il prompt. Attivando questa opzione si rimane invece bloccati sull'ultima riga. Vi segnalo poi anche due importanti novità alle contromisure contro l'attacco Spectre di cui si parlava qualche tempo addietro. L'implementazione precedente rallentava un pochino il sistema operativo, mentre invece da Windows 19.0 3 abbiamo introdotto Repline e Import Optimization nel loro formato ideale, due novità che dovrebbero ripristinare il livello di performance precedenti. Queste stesse novità sono state importate anche sulle versioni, sulle build precedenti di Windows 10, ma è proprio qui sull'aggiornamento di maggio 2019 che dovrebbero funzionare al meglio. Infine, gli strumenti di risoluzione dei problemi dovrebbero partire automaticamente durante le finestre di manutenzione automatica e risolvere, senza neanche chiedercelo, tutti gli eventuali problemi critici ai servizi di Windows, oppure segnalarci che c'è qualcosa che non va per l'esperienza e chiederci il permesso a risolvere i problemi. Vi parlo poi del menu Start. La novità principale per quanto mi riguarda è che finalmente Microsoft ha promesso di aver risolto tutti i problemi di latenza o del fatto che il menu Start a volte bisognava cliccare 50 volte e comunque non si apriva. Come hanno fatto? Hanno creato un nuovo processo che si chiama Start Menu Experience Host, dedicato appositamente solo al menu Start. Questo processo, tra l'altro, ha sostenuto Microsoft che non va in sospensione, cosa che non mi è del tutto chiara cosa significa, ma questo dovrebbe significare che è sempre estremamente reattivo. Se veramente funziona bene, questa da sola, per quanto mi riguarda, vale la pena di aggiornare a Windows 10 maggio 2019 proprio per la risoluzione di questo problema. Sempre il menu Start sulle nuove installazioni si presenta inoltre in modo molto più pulito, quindi non abbiamo più tutto il menu Start multicolonna invaso da Candy Crush e altre schifezze varie. Ovviamente ci sono comunque un paio di applicazioni di primo livello che sono Netflix, Spotify e altre applicazioni sponsorizzate, ma Candy Crush e tutte le altre sono state nascoste in una cartellina dedicata al gioco, che tra l'altro cartellina che può essere eliminata dal menu Start con un singolo clic sulla cartella e selezionando rimuovi, perché ora si può rimuovere un'intera cartella con un singolo clic. Sempre dal menu Start inoltre abbiamo la possibilità di eliminare e disinstallare un numero ancora superiore di applicazioni. Microsoft veramente sta lavorando molto bene in questo ambito. In particolare, a partire da questa build possiamo rimuovere, vediamo se riesco a dirvele tutte senza impapinarmi, visualizzatore 3D, calcolatrice, calendario, groove musica, posta, film e TV, Paint 3D, cattura e annota, sticky notes e registratore vocale. Tutte applicazioni che in precedenza erano fornite in dotazione a Windows non erano nemmeno rimovibili, ora se non le vogliamo possiamo toglierle con un semplice clic sulla loro icona del menu Start selezionando disinstalla. Sempre rimanendo nell'ambito del menu Start, vi segnalo un'altra cosa molto importante, ovvero che il campo di ricerca si è separato da Cortana. Ovvero, nelle generazioni precedenti, quando cliccavamo per fare una ricerca ci veniva proposto automaticamente l'aiuto di Cortana, a partire da questa build non è più così, perché il campo di ricerca fa solo da ricerca e il pulsante di Cortana invece è stato splittato in un comando dedicato a parte che richiama appunto l'assistente. Questo ovviamente ha delle grossissime implicazioni, nel senso che inizialmente Microsoft ha scelto di integrare Cortana all'interno del campo di ricerca proprio per migliorare la sua visibilità. Non averla più lì dentro, ma averla come un pulsantino dedicato sicuramente ha più senso nell'esperienza generale dell'utente, che magari quando cerca vuole trovare qualcosa e non vuole l'aiuto di Cortana, però sicuramente ne riduce moltissimo la portata, perché bisogna andare esplicitamente a richiamare Cortana tramite il pulsante dedicato. In compenso, il motore di ricerca interno di Windows è diventato molto più veloce, perché mentre prima ricercava e indicizzava solo all'interno delle raccolte personali dell'utente, adesso invece indicizza tutto il disco, quindi trova file indipendentemente dalla loro posizione. Io personalmente non sono un grande stimatore di questa caratteristica e quindi trovate la guida qua sotto se anche voi volete disattivarla e tornare al comportamento precedente.
Bene, all'inizio del video vi avevo promesso una bomba per questa build di Windows 10 ed eccola qua. Finalmente, a partire da questa generazione, Microsoft non costringe più gli utenti ad aggiornare automaticamente ad ogni build. Era una feature che era richiestissima dagli utenti e fondamentalmente funziona così. Mentre l'aggiornamento delle patch periodiche rimane automatico, tutte le volte che Microsoft rilascia una nuova build di Windows 10 ci verrà richiesto esplicitamente il consenso a procedere con l'installazione. Fino a quando non diciamo ok, installa, aggiorna, passa alla versione successiva, rimarremo con la nostra build precedente. Questa è ovviamente una cosa molto importante in ambiente domestico, perché magari non vogliamo semplicemente essere scocciati con l'aggiornamento continuo ogni 6 mesi della build, ma è di importanza critica in ambiente aziendale, perché permette ai tecnici, ai professionisti e tutti coloro che lavorano con Windows 10 e si affidano a loro per fare business di non avere più l'incubo dell'aggiornamento forzato che magari li tiene fermi per parecchie giornate. Niente più aggiornamento se l'utente non attiva esplicitamente la funzione. Ottimo Microsoft, lo aspettavamo da tempo, grazie per averlo implementato. Tra l'altro, una bellissima novità è che non bisognerà attendere la versione successiva, quindi Windows 10 19 H2, quella che arriverà nella seconda parte del 2019, ma è già attiva immediatamente, ovvero gli utenti di Windows 10 18 e 09 non verranno automaticamente aggiornati all'aggiornamento di maggio 2019, ma dovranno già autorizzare esplicitamente il passaggio. Una bellissima notizia. Bene, da zanediturbolab.it è tutto. Ovviamente in questo video ho voluto segnalarvi solo le caratteristiche più importanti, ma Windows 10 aggiornamento di maggio 2019 veicola un'altra serie di novità un pochino dappertutto. Se l'argomento vi interessa potete approfondire seguendo il link che trovate qua sopra nel pop-up. Se il video ti è piaciuto invece ti chiedo come sempre di cliccare mi piace qui sotto, per me è estremamente importante, quindi ti ringrazio in anticipo se lo farai. Se invece vuoi essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video, non dimenticare di cliccare sul grande pulsante rosso iscriviti e sulla piccola campanella di fianco. Al prossimo video, ciao!